quanta sofferenza, ma alla fine il Napoli riesce a battere l'Olympique Marsiglia in una serata dove mette in evidenza la qualità dei suoi giocatori, ma anche la grinta, il carattere di una squadra che, nonostante il pensiero vada naturalmente anche alla partita di domenica a Torino contro la Juventus, riesce in un momento di criticità a venire fuori. Vittoria importante in Champions, adesso il Napoli con il Borussia Dortmund potrebbe avere il colpo davvero definitivo per passare il turno, un turno in un girone difficilissimo che alla vigilia nessuno avrebbe immaginato potesse vedere proprio il Napoli protagonista. Dunque in terra tedesca il Napoli può e deve vincere con il Borussia Dortmund e dopo al San Paolo c'è il ritorno con la squadra leader di questo girone. Partita dove Higuain segna una doppietta, partita dove ancora una volta Benitez indovina la formazione e i cambi, e questo evidenzia che è una squadra, il Napoli, che quest'anno vuole dire la sua sia in campionato che in Champions. Quello magari in diverse partite anche in campionato commettiamo, quello magari ecco, di andare anche in vantaggio certe volte e di non avere la continuità giusta. Bisogna capire magari dove sbagliamo, cercare ecco, di non ripetere questi, diciamo così, errori. Perché soprattutto in Champions ti possono fare gol in qualsiasi momento, e quindi bisogna sempre stare attenti e cercare, ecco, ripeto, di capire dove sbagliamo di più. La vittoria alza il morale anche per il prossimo impegno di campionato domenica contro la Juve? Beh, è chiaro, vincere in Champions fa sempre un bel effetto, visto che comunque domenica abbiamo un'altra partita importante. Fa morale, è normale. Adesso da domani cercheremo di preparare la partita contro la Juve e vedremo un po'. Cristian, l'allenatore ha confermato che anche domani sarete liberi. C'è questo suo modo di vedere la gestione del gruppo. Voi come lo state vivendo? In Italia non è una cosa molto normale. Ma la stiamo vivendo bene, nel senso che è arrivato Benitez, ha dato un'impronta completamente diversa da altri allenatori italiani soprattutto. È una cosa che al momento a noi piace, lo stiamo seguendo in tutti i sensi, perché abbiamo visto anche contro il Catania non ha fatto il ritiro e tutti i ragazzi comunque hanno risposto bene. Quindi al momento è una bella cosa, l'accettiamo, siamo anche sereni. Anche tanta sofferenza, ma alla fine i tre punti, la vittoria che era molto importante. Sì, la verità, sappiamo prima della partita che questa partita iba a essere difficile, perché Marsiglia non aveva vinto nessuna partita e sappiamo che giocava bene, ma il Napoli ha fatto una partita non della migliore, però sì, lo importante era vincere e lo abbiamo fatto. Sì, la verità, troppo contento per questo. Adesso mi manca oltre un po', per l'importante, come tu hai detto, che sto migliorando un po' a po' la condizione fisica, mentale e corporale, e questo sto contento. Due volte stavamo pareggiando e sapevamo che non era un risultato buono per noi e che era fondamentale questi tre punti, e lo buono che il Napoli lo ha fatto e bueno, ora c'è la Juve, che ne pensi? Ora c'è la Juve subito. Sì, bueno, adesso hai che riposare, manca 3-4 giorni per questa partita e sappiamo che l'importante è questo, no? Riposare per arrivare nella migliore forma. Bueno, sappiamo che la Juve è una squadra troppo forte, più in su stadio, ma bueno, il Napoli va ad andare lì come è il Napoli, no? Anche una squadra grande, e non dobbiamo di paura e sì dimostrare che questo Napoli vuoi vincere in Torino. Un altro argentino, sì, che era Napoli, la chiamava Giuve. Te ves? No, Napoli. Diego. Ah, vai all'estadio? No, la chiamava Giuve come l'hai chiamata tu. Giuve? Ah, bueno, no, non lo sapeva, è questo. Faceva i gol e vinceva. Porta, sì? Bene, diciamo, porta bene sta cosa. Bueno, aspetto che sì. Grazie. Ciao. Ciao, grazie.